Ed eccomi qua ragazzi, ben ritrovati dal vostro Vapor Contadino Oggi bel videozzo, bello bello potente di a -Day. Sapete che ormai qua i video pullulano, volano, saltellano Oggi video inerente ad animali. Oggi entro nel mondo degli animali, quindi andiamo a prendere il nostro animaletto da compagnia, il nostro cagnolino. Andiamo a vedere un po' come funziona tutto questo mondo degli animali. Mi raccomando, un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Siamo lì, eh. Siamo lì verso i 12.000. Quindi mi raccomando, iscrizione, attivazione della campanella. Quando, si, si, quando ci si iscrive, per educazione si attiva anche la campanella, tutte le notifiche. Vi ricordo: prima, me lo scrivete nei commenti. Ci becchiamo anche in live. Vi ricordo tutti i giorni, alle 17. Ragazzi, l'amicizia io la do agli abbonati. Quindi, abbonatevi al canale: 1,99€, la real fan, e siete a posto. Se no, Amazon, Twitch, fate il collegamento. Andate sul mio canale Twitch, vi abbonate gratuitamente. E ci siamo visti. Mi mandate lo screen e siamo a posto. Non perdiamoci troppo in spam, perché so che non mi piacciono un sacco. Oggi aggiornamenti della mia fattoria. Attenzione che la mia fattoria qua sta prendendo sempre più forma, sta diventando sempre più eh, preponderante. Abbiamo grandi zucchine e grandi robette da mettere a fare, quindi facciamo le robette. Andiamo anche a eh, parlare del nostro clan, il nostro clan sta andando molto bene, io ho necessità da parte vostra ragazzi, dovete entrare nel mio villaggio, nel mio clannuccio. Il mio clannuccio sta bello, bello on point, ho messo un minimo di livello per entrare, livello 40, quindi chi entra naturalmente è richiesto un livello abbastanza alto. Lo aumenterò probabilmente adesso a un 45, quindi è necessità di livelli 45 sempre più alti, sempre più eh, sviluppatis, quindi, quindi sì, dobbiamo creare un bel clan bello strong, quindi entrateci perché se no facciamo, facciamo dei problemi tecnici se non entrate. Riguardo la barca, l'ho chiusa perché ho fatto live, quindi chi è in live sapete che facciamo sempre degli scambi molto loschi, quindi barca chiusa, come vanno i nostri animali? Io ho soltanto un animale che si chiama Ascella. Eh, inerente al mio nome del villaggio, che io mi chiamo Ole Ascelle Puzzolenti perché non lo so, il discorso è semplicemente il fatto che da piccolo io non sapevo che si dicesse Ascella, ma dicevo Scella. Quindi per, per il meme, quando lo scoprì, inseri all'interno del mio villaggio Ole Ascelle Puzzolenti e Ascella. È il nome del mio gattigno. Quindi, il mio gattino sta bene. Molti mi dicono: Va', va por ma i tuoi gatti perché non vengono nutriti? Avete ragione, io ne ho soltanto uno. Sono veramente uno sbadato per quanto riguarda gli animali. Ma oggi andiamo ad inserire un altro animale, un ulteriore animale. Oserei dire eh, per andare a metterlo, però, abbiamo bisogno anche di una struttura per contenere questi animali. Perché sennò, poverini, mi stanno lì con la sgada senza, senza supporto. No, quindi abbiamo bisogno anche poi di un supporto per i nostri cagnuzzi. I nostri cagnuzzi in realtà si trovano, si prendono easy. Eh? Basta andare qua. Vedete, c'è la cuccia per gatti, la cuccia per cani. La cuccia per cani, ne abbiamo una su due. Quindi, in realtà, la cuccia per cani, noi ce l'abbiamo già. Il problema è che non abbiamo proprio il cane Quindi andiamo ad inserire il mio Retriever eh, Che è tanta tanta roba il Retriever Attenzione io ve lo dico che il Retriever sta on point Quindi io lo mettiamo qua E andiamo a sbloccare la missione amici per la pelle Quindi amici per la pelle è sicuramente molto 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 go golosa Dovremmo poi andare a fare quattro animali domestici ma le, fa le faremo Diamo il nome al cane Il cane verrà chiamato in un modo speciale Oggi ho deciso di ispirarmi a un qualcosa di... Uh, non lo so Orientale Lo chiamiamo raviolo, ragazzi Il nostro cane si chiamerà raviolo Quindi non mi copiate i nomi perché mi dà fastidio questa cosa Si chiamerà raviolo Ha bisogno della pancetta per nutrirsi Ma io vi dico che questo, caspita di cuccetta qua Dobbiamo fare un restylist della mia fattoria Partiamo da presupposto Non mi dite la, mia, la fattoria del vapor fa schifo dr dr dr. Lo so, lo so Guardate il mio cane come corre, guardate, guardate il raviolo Pisca il raviolo quando sente il vapore bola. Vola, vola come un drago eh, molto, molto bene. Possiamo dargli la pancetta. Possiamo dargli il lattuccio. Proviamo a dare il latte al gattino. Guardiamo cosa succede. Guardate qua: Trichete, guarda, guarda, guarda come sta contento. Guarda come si beve il latte. Il mio gatto è proprio è proprio ascellato. È, guarda, è proprio, e poi inizia a correre. Fischia. C'ha la benzina. Sembra che gli abbia andato. Molto, molto bello. Eh, vedremo poi di dare anche le pancette. Perché se no, poi mi dite: Eh, mancane. Darò anche quello. Darò anche quello. Quindi, questo è come funzionano gli animali. Cosa servono gli animali? Servono innanzitutto per. Bellezza della fattoria, fischia. Se in una fattoria non, non, non vuoi averci due animali seri? Cioè, hai tutte queste caprette qua, robette qua, dagli qualcosa di serio, no? Quindi. Per il meme ci può stare, pa soprattutto per la missione, perché almeno vi permette di andare avanti all'interno della missione. E caspiderigna, secondo me. Secondo me non è male. Secondo me per il meme, per il meme è goloso, nel senso. Ci posso stare, ci posso stare. Vedete che comunque abbiamo la possibilità di fare anche altre missioni. Io vi, vi dico, ve lo ripeto già più volte, dovete stare attenti alle missioni. Soprattutto queste qua, vedete 23 su 28. State attenti alle missioni di day, day, perché queste missioni qua sono quelle che oltre a migliorarvi la casa esteticamente parlando, vi danno poi anche molto supporto a livello di livelli. Vi danno quel boost che magari... Senza quelle non, non avete e quindi mi raccomando, se avete la possibilità di fare le missioni, fatele. Mi avete parlato tanto di questi animali, l'abbiamo messo, io ve l'avevo promesso. Eh, altri animali che il Vapor può mettere ci sono anche altri animalucci. Come ad esempio, possiamo mettere una casetta degli uccelli, possiamo mettere un'altra cuccia per gatti, possiamo mettere addirittura una stalla che non andremo minimamente a mettere perché non ho la minima intenzione di andare a posizionare un cavallo. E la domanda che sorge più spontanea è: Vapor, ma come si fanno ad avere i biglietti per i cani? Cavolo ragazzi, ho fatto un tutorial sul canale, volete sapere come si fa ad andare a vedere? Playlist qua in alto, nelle schede cliccabili, andate a vedere: si chiama Come Ottenere Buoni, eh, dove vi parlo proprio di tutto quello che c'è inerente ai buoni. E quindi andate là per andare a scoprire come funzionano gli animali. Quindi, nuova entrata nella fattoria del Vapor. Uh, di nome raviolo, quindi tema orientale, ve l'ho detto, ci ho avuto questa ispirazione un po' orientalizzante, uh, inerente ad altro, in realtà i cani non hanno un grande, una grande funzione, molti mi hanno chiesto, ma va pure meglio utilizzare i buoni per gli animali oppure per andare ad utilizzare le pesche, le esche più forti come ad esempio l'esca verde, l'esca dorata, l'esca viola. Ragazzi, il mio consiglio è in generale andare ad utilizzarli per gli animali, però... Se volete completare per bellezza, se volete dare magari quella sganza in più al, alla, vostra, alla vostra battuta di pesca, ma magari qualche volta metteteci anche un'esca rara: non è che cambia la fine del mondo. L'importante, però, è andare a farmare i biglietti. Quindi, i biglietti vi ho spiegato come si fanno ad ottenere: fate le barche, andate a sbustare, andate ad utilizzare questo caspita di ticket qua. Che vi farò un video a riguardo perché caspiterina, ragazzi, questo video qua. Questo ticket qua è proprio goloso. Molti di voi non sanno. Ma io so. Ve ne parlerò nei prossimi video con attenzione. Quindi andiamo subito a richiedere qua degli eh, abiti viola. Così almeno siamo a posto. Per la sgasa abbiamo finito. Quindi sono contento che il video è terminato qua. Noi ci vediamo domani alle 14 qua sul canale con un nuovo video. Il video era molto preciso, inerente agli animali, lo so, potevo spiegarmi un po' meglio, però in realtà c'è tutto. Mi sembra che ci siamo. Noi ci vediamo domani alle 14 qua sul canale con un nuovo video. Vi ricordo eventualmente di seguirmi in tutti i miei social network, tutti i link per abbonarsi, per collegare, account, per fare avere amicizia, robe. Trovate qua. Eventualmente, però voi passate in live che lì vi spiego sempre tutto in real life. Abbiamo un contatto diretto con i miei iscritti. A me piace veramente un sacco. Quindi vi aspetto anche in live. Seguitemi su Instagram per gli orari. Ciao, belli.